Buongiorno amici del gruppo Bad Boys e benvenuti a questo nuovo video. Come avete visto dal titolo del video, oggi andremo a vedere la mia nuova mountain bike, la Radon Slide Trail 10.0 del 2020. Allora, cosa possiamo dire quanto riguarda la scelta di questa bici? Diciamo che è una marca che non conoscevo prima di acquistare questa bici. Ho visto una carrellata di bici quanto riguarda i marchi più quelli più conosciuti, tipo Scott, Trek, Specialized, Canyon, Cannondale, Yeti, Santa Cruz, quindi tutti quelli là molto più conosciuti. Ho visto un po' diversi modelli, diverse caratteristiche. E poi un giorno stavo guardando un video, i soliti video che montano le bici. Ho visto questa Radon, ho detto Radon, ma che marca è? Mi sono informato, sono andato sul sito e ho visto diversi componenti, diverse bici, e alla fine devo dire che mi ha colpito molto. Quanto riguarda la scelta della bici, è una bici da enduro. Può fare anche all mountain e trail. La mia scelta di enduro è perché sono arrivato a questa scelta perché comunque ho seguito un percorso. Quando ho iniziato a fare mountain bike, ho iniziato con una bici semplice, una bici da Decathlon, semplice. Facevo i miei normali giri per paese, per città. Poi man mano ho iniziato ad uscire con persone, gruppi di ciclisti. Ho visto un po' le loro mountain bike, come montavano, come si rapportavano. E poi da lì ho cambiato bici e sono passato a una Scott Scale 950 del 2017. Quella è stata veramente una grande bici, infatti ce l'ho ancora, solo che l'ho modificata. Di quella bici ho fatto un altro video a parte. Se vi interessa potete vederlo. Acquistato quella bici, devo dire che mi sono divertito molto. Ho iniziato a fare asfalto, andavo su strada, facevo salite. È una bici da XC, è una front. E con il mio gruppo mi sono divertito molto con quella bici. Poi man mano si esce, come si dice dalla mia parte, mangiando, mangiando, viene l'appetito. Abbiamo iniziato a fare un po' di sterrato, primi boschetti, prime querce, primi rametti, pietre, scendendo dalle montagne, così ci siamo avvicinati un po' al mondo della vera mountain bike, facendo sterrato. E lì, man mano che affrontavi nuovi percorsi, nuovi sentieri, un po' anche più impegnativi, vedevi che la bici, alcuni componenti non erano all'altezza. Infatti, da una front normale ho iniziato a cambiare il cambio. Sono passato da una doppia, un 2x10, a una monocorona, cioè 1x12. Poi avevo visto che l'impianto frenante non era un granché, quindi ho cambiato anche l'impianto frenante. Ho messo in Shimano l'ultimo modello, 4 pistoncini con i dischi Ice Tech. Poi, scendendo dalle montagne, ho notato che, stando più alto con la sella, che avevo il tubo reggisella fisso, vedevo che era un problema. Tutte le volte che dovevo scendere, per andare più comodo, dovevo abbassare la sella, scendere, poi quando affrontavi la salita alzavi la sella e ripartivi. Era un po' scomodo, quindi mi sono detto: come cavolo bisogna fare? Informandomi ho visto che esistono i reggisella telescopici e quindi ho iniziato a montare il reggisella telescopico. Abbassavo, premevo, si abbassava, si alzava, una figata. Poi da lì ho iniziato a cambiare il manubrio. Da un manubrio dritto sono passato a uno con più flat. Quindi mangiando, mangiando mi è venuto l'appetito. E arrivando a fare tutte queste modifiche per affrontare determinati sentieri, alla fine mi sono detto: ormai mi voglio spaccare di brutto,
prendiamo una bici fatta apposta per quel tipo di percorso, di sentiero, tipo da enduro, trail o mountain, e sono passato alla Radon, questa bici che dopo andremo a vedere, la montiamo e poi la proviamo, giustamente. Cosa possiamo dire? Radon, un marchio che non si sente spesso, anche perché l'unico modo per acquistare una bici Radon è andare sul sito. C'è un bel sito, tutto fatto bellino, dove potete vedere tutti i modelli. Poi se volete acquistare una bici Radon, cliccate, vi si apre una pagina che vi porta direttamente sull'unico sito dove potete acquistare una Radon, cioè Bike Discount. E solo lì potete acquistare questa bici. Infatti la Radon è una bici, cioè un marchio che potete acquistare solo online. Non la troverete in nessun negozio. Se andate in un negozio e chiedete Radon, non ce l'hanno. Infatti il compromesso di questo è perché non avete il rapporto con il negoziante, con il venditore. Dovete tutto comprare a scatola chiusa come me. Speriamo che non mi hanno fatto il paccoccio, che qui dentro non ci sia una graziella. E niente, come vi dicevo, dovete acquistarlo solo tramite internet. Cosa bella è che Radon delle ottime bici, monta dei componenti veramente il top, e devo dire che rispetto ad altri marchi risparmiate un botto di soldi. Perché questa bici che ho preso io, con tutta la componentistica per come è montata, se c'era scritto tipo Yeti, non lo so, un altro marchio molto più importante, cioè importante, diciamo, un altro marchio molto più conosciuto, questa bici invece di pagarla quasi 4.000 euro la pagavo 7-8.000 euro. Secondo me si può anche pensare due volte prima di acquistarla. Comunque, quanto riguarda i componenti di questa enduro, ve li vado ad elencare che non ne sono scritto, altrimenti mi dimenticavo qualcosa. Allora, abbiamo il telaio, che ovviamente è in carbonio, la parte davanti e il carro dietro è in alluminio. La forcella è una Fox 36 con sistema Kashima, quindi super sensibile, da 150 mm. La sospensione posteriore è sempre un Fox DPX2, sempre Kashima, da 140 mm. Le ruote, i cerchi, sono le Newman Evolution SL. I freni, c'è un impianto frenante della SRAM Guide 2 RSC a 4 pistoncini. I dischi sono della SRAM Centerline, anteriore da 200 mm e posteriore da 180 mm. La guarnitura, abbiamo detto, è singola, c'è cioè una monocorona, è una SRAM X1 Eagle in carbonio con attacco press fit, cioè il movimento centrale è sempre un SRAM Dube press fit da 92 mm. Il comando del cambio al volante è una SRAM GX Eagle a 12 velocità. Il cambio, cioè il deragliatore posteriore, è una SRAM X01 Eagle 12 velocità. Pacco pignone è uno SRAM GX Eagle sempre a 12 velocità, da 10 a 50 denti. La catena è una SRAM GX Eagle, ha un guidacatena della MRP1X. Il manubrio è un Race Face Turbine R con una pipetta da 35 mm e il manubrio da 78 mm. Reggisella telescopico Fox con sistema Kashima da 31,6 mm. Quindi abbiamo un kit completo di Fox, forcella, sospensione posteriore e tubo reggisella telescopico Fox. La selle è una SDG Radar. I copertoni. I copertoni sono della Maxxis, ovviamente uno dei miei marchi preferiti per quanto riguarda i copertoni. Al posteriore monta, ovviamente la bici è da 29 pollici, al posteriore monta un Minion DHF, all'anteriore monta un Minion DHR.
colore della bici è un'oliva, l'oliva nero. Quanto riguarda i copertoni, devo dire che questo è il mio nuovo modello di copertone Maxis. Cioè, ho sempre utilizzato sulla mia vecchia bici un Maxis Icon. C'avevo sia a camera d'aria, che poi l'ho cambiato, ho preso lo stesso modello, ma a tubeless ready, quello un po' con la carcassa più dura. In pratica il copertone che utilizzava anche Nino Schurter, il campione del mondo di XC. E sono andato sempre su quel modello Icon, che mi piaceva un casino, mi trovava bene. Quindi questo Minion DHRF è il mio nuovo modello di Maxis che andrò a provare. Quanto riguarda anche il sistema frenante, sulla mia vecchia bici ho montato uno Shimano XT, l'ultimo modello a 4 pistoncini con i dischi della Shimano Hi-Stack, devo dire che sono una bomba. Quanto riguarda la dispersione del calore che si raffredda velocemente, e un'ottima tecnologia quanto riguarda l'impianto frenante della Shimano. Su questa bici è la prima volta che utilizzo SRAM. Sempre a 4 pistoncini con i dischi della SRAM Centerline che dicono che sono silenziosi, si raffreddano costantemente e li devo provare, devo vedere un po' come sono. Quindi direi che la presentazione è stata fatta, vi ho raccontato un po' il mio excursus, diciamo da quando ho iniziato a fare mountain bike fino ad arrivare a questo modello qui. Quindi crescendo pian piano, non mi sono direttamente buttato nel mondo della mountain bike, dico oggi voglio fare mountain bike, mi metto su una bici da enduro downhill e mi getto dalla montagna. Sono andato per step, iniziato da strada, poi sterrato, un po' di montagna, piano piano, fino a salire. E così via. Che dirvi, ragazzi? Ora andremo a fare questo unboxing e monteremo questa bici. A dopo, Beth. Amici, questa è la confezione della Radon. Sulla scatola c'è scritto Let the fun begin, che divertimento abbia inizio. La scatola devo dire che è bella grande. Chissà cosa ci sarà qua dentro. Allora, amici del gruppo Bad Boys, ho appena tolto un po' di cartone all'interno della scatola. Devo dire che a quanto vedo, mi sa che la bici è totalmente montata. Devo solo sistemare lo sterzo, che vedo che la ruota davanti è montata, la sella è anche montata, la ruota dietro è anche montata. Cioè, in pratica me l'hanno messa completa. Tutta montata all'interno dello scatola e ovviamente hanno dovuto girare solo lo sterzo, il manubrio, perché altrimenti non c'entrava all'interno della confezione. Quindi devo estrarre solo la bici da questa scatola, montare, cioè raddrizzare il manubrio e fissarlo, quanto pare. Devo dire che inizio già a vedere la belva. Quindi ragazzi, non è un paccoccio. Non è una graziella. Quindi ragazzi, secondo me, a quanto ho capito, me l'hanno completamente montata. Forse anche il tubo reggisella è impostato per la mia altezza. Perché quando ho fatto l'ordine,
Io ho dovuto comunicare la mia altezza, il mio peso, il tipo di settaggio che volevo essere fatto su questa bici, tipo soft, medium, hard. E infatti mi hanno messo sicuramente tutte le sospensioni a pressione, a tiro, i frenigi sono montati. Tutte le sospensioni sono veramente dure e vedo che il canotto sella, secondo me, sia all'altezza mia. Comunque, adesso la inizio a scartocciare, poi una volta sistemata mi siedo e controllo. Ragazzi, devo dire che da quel poco che vedo, secondo me, come materiale, cavolo, raga, fa paura. Devo dire che la componentistica, cavolo, troppo bella, raga. Amici del gruppo Bad Boys, Hi. mi sto facendo dare una mano dal Peppe numero Numero uno. Sta mettendo gli adesivi sulla bici. uno. Ecco qua. Guardate la sua professionalità. Facci vedere sotto. Vediamo un po'. Sotto a carro. Abbiamo messo adesivo. Altro adesivo. È tutta imbellicolata. È tutta imbellicolata. Ragazzoli, man mano la costruiamo. Caro Bad. Tony Bad, Bad, cosa stai facendo? sto montando il portaborraccia. Porta borraccia. Adesso ora montiamo i pedali e apriamo Forza. le protezioni per i pedali. SRAM. Perfetto, baby. I HT D1. Apriamo la confezione. Questo è il pedale destro, è un pedale a doppia funzione, da una parte tacchetti SPD, da una parte flat con i pin Ottimo. intercambiabili. Questo è grasso bello. Questo è grasso Repsol, grasso artigianale. Opla, a posto. Allora, amigos, eccomi qua. Ho appena latticizzato le ruote perché erano con la camera d'aria all'interno. Già sono predisposte per il tubeless ready, quindi ho dovuto solo togliere la camera d'aria, mettere la valvola, quella per le tubeless ready, e mettere l'artice all'interno. Già erano nastrate e tutto, le ho messe a pressione e ora le vado a montare sulla bici. Amici del gruppo Bad Ci Boys, siamo. abbiamo terminato il montaggio. La bici è pronta. Eccola qua, la Radon Slide Trail 10.0. Appena finito di sistemare il manubrio. Appena finito di sistemare, poi oggi la proviamo. Testiamo. Poi recensiamo altre bici, E la poi novità del recensiamo altre gruppo. bici, quella del numero 1 Peppe. Ragazzi, che dirvi? Ora la proviamo e Ci poi siamo. vi faremo sapere. Alla prossima. Alla prossima. Amici del gruppo Bad Boys, eccoci qua. C'è il nostro amico Enzo. Sta arrivando il nostro amico Peppe numero uno. Ho acceso anche io Come cavo. avevamo detto stamattina, ora stiamo provando la nuova Radon Susterrato. Poi la nuova Whistle Show, le bike del nostro amico Peppe numero uno. Poi c'è la Whistle Dakota di Enzo. Andiamo. Ragazzi, proviamo un po' queste nuove bici. Questo è un Ci test siamo? bike. Vai. Siamo, possiamo andare? Tony. Vamos. Bet. Bad. Oh. Yuhu!
Pure io, bad, pure io! Pure io! Occhio! Occhio! Yes, baby! Bravo, perfetto, perfetto! Yes. Vedi? Sì, sì, di qua ero giusto. Wow! E ci sta? Zumba. Buona ma! Sono da cam, siamo i bad boys. Bacio ragazzi.